Londra, ragazzi, abbiamo fatto una zuppetta spettacolare qua di pesce. Adesso andiamo a preparare. Eccola qua. Questa è una zuppetta di pesce, di gallinelle. Cosa abbiamo fatto? Ecco qua, l'abbiamo collata così. È uno splendore unico. Va bene? Adesso facciamo due spaghetti alle gallinelle. Alle gallinelle. Ci vuole un bicchiere di vino per non sbagliare. Andiamo a trattiamoci. C'è la tossina da Covid secca. Un goccino di vino. Cin cin, amici. Allora, andiamo a farci le nostre gallinelle. Eccole qua, belle fresche, le dobbiamo pulire. Vediamo un po' di spostare un po'. Allora, gallinelle qui. Ecco qua, accendiamo il fuoco, olio d'oliva. Andiamo un po' a ripulire qua. Ecco una cipolla, facciamo gli spaghetti alle gallinelle. Ecco qua, spostiamo la nostra zuppa. Mettiamo un po' d'aglio. Un po' d'aglio in camicia. Semplice, semplice ragazzi, e andiamo a pulire i pesci. Allora, tiriamo via la testa. Mettiamo sotto l'acqua corrente. Thank you.
pesce, parliamo prima del teste. Facciamo un brodetto con le teste. Così ragazzi, via, alla grande. Mettiamo a bollire e continuiamo a pulire le nostre gallinelle. Mettiamo a bollire. No. Facciamo rosolare le cipolle per me. Continuiamo a tagliare le gallinelle. L'ultima. Sempre occhio qui. The other one non vengono. Tagliamo le code. Andiamo a lavare i pesci. Thank you.
a passire le cipolle. Buongiorno Milly. Facciamo gli spaghettini alle galinelle, però devo fare un po' di movimento perché qui non cucina niente. Fuoco lento, facciamo così. Allora, qui abbiamo già fatto un bel brodino di galinelle. Ok, laviamo queste code. Ecco qua, e ci mettiamo i pesci pian piano, così, a rosolare. Pasta con le galinelle. Ecco qua, altre tre galinelle. Occhio qui ragazzi, benvenuto Amos, qui ce l'abbiamo alla grande con gli spaghettini alle gallinelle. Adesso cosa faccio? Per non farlo asciugare troppo, mettiamo un pochino di zuppa di pesce, di gallinella, un pochino così. Ecco qua, così cucina pian piano. E via. Ok? Allora,
piccolo brindisi alla vostra, cari amici. Sì, adesso vi racconto, aspetta un pochino, vamos. Allora, qui sto facendo il brodetto con le teste delle gallinelle, va bene? Ci mettiamo due spicchi d'aglio, ci mettiamo un po' d'olio d'oliva, ci mettiamo un peperoncino e un cipollotto. Laviamo il cipollotto. Ecco qua, mettiamo un po' di foglio qui. Ecco qua e un pochino qua. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto il brodo con dei pomodori pelati, passati, cipolla, peperoncino, pepe, olio d'olivo, il brodetto delle gallinelle, del pesce, la carne del pesce, poi l'ho passata col passaverdure, amos, alla grande, e ci ho fatto un brodetto che è una squisitezza. Qui ci posso fare della fregola sarda o quello che volete. Adesso con delle altre gallinelle facciamo gli spaghetti. Ecco, qui sta andando pian piano. Diamo giusto il tempo al pesce di cuocere, mettiamo dell'acqua a bollire. Adesso però prima dell'acqua, ragazzi, mettiamo un po' di sale grosso al nostro brodetto, così, un attimino, pulizia. Allora, ragazzi, ci siamo, eh? Adesso il mio brodetto sta quasi a cottura, sta andando a cottura. Qui dobbiamo far cuocere i pesciolini. Giriamo un pochino. Ecco qua. Fatto. Stiamo andando alla grande, ragazzi. Adesso prendiamo una scatola di pelati. Bianco. E la passiamo nel passapomodori. Ecco qua,
pian pianino. Il brodetto ha bisogno di una ventina di minuti e facciamo una pasta capolavoro, ragazzi. Passiamo il pomodoro. Ecco qua, il pomodoro è quasi pronto. Diamo una girata. I nostri pesci qui. Aggiungiamo il pomodoro. Adesso iniziamo a colare il brodetto. Qua, sempre così, una volta, pericoloso qua. Bene ragazzi, di nuovo mettiamo giù il brodetto. Mettiamo l'acqua bollina. Ecco qua. Vedete, è pronto. E via. Allora ragazzi, occhio, facciamo un casino qua. Allora ragazzi, dobbiamo far cuocere il nostro pesce adesso. È venuto Giuseppe, stiamo facendo gli spaghetti alle gallinelle.
qui abbiamo già fatto una bella minestra di gallinelle spettacolari separate. Ci possiamo mettere della fregola sarda, qui abbiamo del buon vino italiano e andiamo a rigirare i pesci, li facciamo cuocere per bene, facciamo asciugare la salsetta e siamo a cavallo. Mettiamo l'acqua a bollire. Dobbiamo dare il tempo di cucinare, eh? Va bene? Adesso io la lascio così 10 minuti ed è pronta. Va bene? Si deve asciugare bene, mettiamo anche del pomodoro secco, ecco qua ragazzi, io ce l'ho qui, pomodorini di alta qualità. Almeno 10 minuti qua ragazzi, mettiamo il sale all'acqua della pasta. Opla, scusate, ma ecco qua, una bella manciata, tanta acqua mi raccomando. Ecco qua ragazzi, limone, un paio d'ostriche, facciamo cuocere bene il pesce. Brindisino, ah, e vogliamo assaggiare le ostriche, no? Ecco qua, acqua di nuovo, ne vogliamo proprio tanta acqua, eh? Va bene raga, riapriamo queste ostriche, andiamo via, le risciacquate. Ecco qui, abbiamo il limone. Ragazzi, qui c'è un profumo, ragazzi, alla grande, eh? Alla grande. Cosa ne pensate, Giuseppe, Amos, Emilio, cosa ne pensate? Va bene? Abbiamo gli spaghetti qua,
poi gli spaghetti. Ecco, con i due pacchetti lì facciamo cuocere bene il pesce. Facciamo una cosa favolosa, ragazzi. Deve asciugarsi bene la salsa. Do you want to know? Yeah. Come. Non è facile aprire, ragazzi. Non è facile. Ci vuole un po' di vino. Ecco qua, vedete, il mio sugo sta evaporando. È una cosa favolosa. Sono belle fresche, ragazzi. Come vedi? Ecco qua, c'è tanta acqua, ragazzi, che la pasta si fa con acqua abbondante. Adesso dobbiamo arrivare al clou, dovremo filtrare i pesci. Di nuovo, fare una bella spaghettata. Allora, per quello mi serve un altro contenitore, se lo troviamo. Ecco qua, facciamo un po' alla volta. Altrimenti finiamo male. Dobbiamo travasare il sugo. Filtrare il sugo. Ecco qua. Continuerà a cuocere. Qui. Va bene, ragazzi, allora dobbiamo filtrare questo sugo, l'acqua che bolle, e facciamo un paio di passaggi.
come al solito, pasta pomodori. Facciamo così. Stai qua. Do il sole di limone. Facciamo asciugare bene, adesso mettiamo le nostre galinelle lì dentro, una alla volta, opla. E tritiamo. Ecco, si fa così, si prende un po' di sugo di cottura, e si continua a girare. Piano piano. Di nuovo un po' di sugo di cottura. Benvenuta Patri. Allora, non sono in gran forma come avete capito ragazzi, ma si fa ciò che si può, giusto? Questo è il sugo alle gallinelle di Mau. Si è staccata la levetta. Ecco qua. Devo aggiustarla. Continuiamo a girare, a rigirare. Un po' di sughetto. Possiamo già mettere l'acqua a bollire, ragazzi. Questi sono spettacoli unici. Spaghetti. Ecco qua. Opla. Stiamo proprio facendo un bel lavoro. Un altro giro e siamo a cavallo. Che le dici Patri? Promosso? Promosso Patri? Dopo c'è Olga, vediamo un po' cosa dice Olga. Ecco qui, un nuovo sughetto dentro, aspettiamo un attimino adesso. Apriamo un'altra ostrica, un goccino di vino,
spettacolo, ragazzi. Continuiamo a girare qua. Ecco qua, ragazzi. Spettacolo, spettacolo nello spettacolo. Bene. Allora, la mia salsetta si sta asciugando. Siamo quasi, ragazzi, gli spaghettini con le gallinelle, un pesce così economico, guys. Today pasta with gallinelle, gurnuts, yeah, low cost fish, 5 pounds per kilo a Billingsgate. Cheers. Easy peasy recipe, yeah, easy peasy. Allora, ragazzi, non si spreca niente, guardate cosa si fa, l'ennesimo giochino così, ecco qua, si va a girare intorno e via, non si spreca niente. Ok, ci siamo quasi, opla, ho fatto un casino, scusate. Pulitina al bancone. Avete visto, la mia salsetta si è praticamente asciugata. È uno splendore, ragazzi. Adesso possiamo trasferire la pasta. Non è mica finita, eh. Non allontanatevi perché non è finita. Raga, ecco qua, gli spaghetti al dente, iniziamo a travasare. Ne ho fatto parecchi, eh. Finiscono la cottura qui. Amici belli, nemici, condividete il video, mi fate contento,
condividete, share the video, yeah? My wife think I'm mad, they're just behind me. Hey guys, there we go, lovely, lovely, lovely. Pastor's gonna finish cooking here. We've done our job for the day. And that's it. Now, it's not finished. First of all, we open another mussel, oyster. Cheers. Ah. Hello. Ragazzi, una spruzzata di parmigiano grana, va bene? Ecco qua, così, tutta la bustina, ciccia. Adesso cosa faccio? La pasta era molto al dente. Io adesso spengo la fiamma, ok? Spengo la fiamma, ecco qua, e finisce la cottura da sola la pasta. Ancora è molto al dente, non è cotta, ok? Quindi, spenta la fiamma, apro uno stricchino, di lontana da guardare. Mi sa che è buona di mia mamma. Yeah. Stricchina per la moglie, ok, si vede, no? Un po' di vino per la signora, un po' di uva. Oh. Allora ragazzi, stanno finendo la cottura qua, gli spaghetti, vedete, stanno assorbendo tutto il sughetto. Can you take the oyster please, because I need to do things. Ok ragazzi, prezzemolo. Prezzemolo, però questa volta non l'ho trito, ne metto così un paio di ciuffetti, va bene? You can have the fish. Ok, mescoliamo raga e aspettiamo un paio di minutini. Queste sono le gli spaghetti alle gallinelle, non è saboda, gallinelle di mare ragazzi, cin cin. Aiaia, Luca, guardate qua, è uno splendore raga, da 10 all'ode, 10 all'ode, penso, se non la pensate così non fa niente. Ok, prendiamo una pulitina qua, facciamo l'assaggio, vero ragazzi, c'è da fare l'assaggio. E abbiamo fatto anche un'altra ricettina, qualcuno mi dice che sono buone quanto l'aragosta, mo vediamo. Ok, mo vediamo. Adesso. Vediamo un po' ragazzi, vediamo, facciamo l'assaggino,
Ma che bello essere in ferie, raga. Io c'ho un giorno di ferie, così. Anche domani, così, E poi c'è Pasqua, raga. Allora, assaggino di vino. E facciamo un goccino di zuppa. Ma che splendido. Si vede, sta ancora... fuoco sta rallentando, stanno fino alla loro cottura. È un piatto straordinario, ragazzi, un profumo unico. Fatemi allacciare perché sembra un vecchietto. Adesso la spruzzatina d'olio d'oliva sopra. E qui, qui è fantasia, è cosa unica. Piatto da sogno, ragazzi, cari belli. Ecco qua, ecco cosa cercavo, il pepe, raga. Spruzzatina di pepe. Mamma mia, che profumo che c'è. Che profumo. Abbondanza, abbondanza. Ecco qua. Questo è un golp. Questa è un'irruzione in un campo che non è il mio. Raga. Porto via tutto, porto via clienti, tutto porto via. Cin cin. Allora, torniamo a noi. Devo dare una lavatina a questa pentolozza. Facciamo un assaggino, un bel assaggino, ci siamo a posto. Spacca un pochino. Facciamo l'assaggino che la pasta ormai è pronta, però prima della pasta, guarda che spettacolo, no? Guardate me, cioè è da sogno. Facciamo un assaggino di zuppa, che ancora non l'ho assaggiata. La sto finendo male, raga. Sto finendo male. Ecco qua, un assaggino, zuppa di pesce. E qua, se avete la fregola sarda, la mettete dentro, un po' di pastina, è uno spettacolo, raga. Assaggiamo, vediamo un po'. Buonissima, buonissima. Splendore. Assaggiamo anche due spaghettini. Amici miei. Ecco qua. Un assaggino. Un po',
Se sono buoni. Buonissimo è stato, raga. Da bere come fosse un tè. Straordinaria. Straordinaria. Di un santo spaghetti. Questo chiama la moglie per assaggiare. Finiamoci il brodetto, la zuppetta di pesce. Per gli amici diabetici questo è straordinario. Fatto, fatto, fatto. Però voglio anch'io gli spaghetti. Almeno due. Ecco qui. Piattino. Che bontà, ragazzi. Ecco qua, un assaggino. Ben. Ya sta, eh? Io raso, eh? Perché? Perché devi un po' di, eh? Ok, assaggino ragazzi e poi giudichiamo se questo piatto di spaghetti merita spaghetto alla gallinella. Allora, un mio amico mi ha detto che sono migliori delle aragoste. Vediamo un po', diciamo subito, subitissimo. Sono caldi, raga, sono caldi, sono caldi. Che vi racconto? Sono in ferie, raga, c'è poco da raccontare, sto riposando. Ma che bontà, ma che bontà, ma che bontà. This is not gas. Eh? This is too few bits. Sorry? This is not gas. This is too slips. Don't drink it, eh? Is the same as the one you drank last night. Allora ragazzi, la moglie si levanta per il vino, non per la roba a mangiare. Non dico altro. Va bene? Ragazzi miei, sono ancora un pochino al dente, un po' troppo al dente, però c'è il loro sughetto, capito? Questi quando si raffreddano sono una meraviglia. Guardate voi la salsina lì, la vedete? Dammi un voto, Patri. Giuseppe Amos, un voto? Condividete il video. Adesso ci salutiamo, ragazzi. Abbiamo finito gli spaghetti. Ha un bel sapore, cioè un sapore di limone, non so da dove venga, però è buono. Avete visto, ci sono un sacco di passaggi, però va benissimo, raga. Splendore, ottimo. Io non ho finito, come al solito. Ho bisogno di un pezzo di pane, di segale, non lo vado neanche affettare che non mi fa voglia, sono stanco. E ci facciamo una scarpetta alla sarda. Raga, alla sarda. Buonissimo. Buonissimo. Un pochino di sughetto anche da qua. Fatto,
Mao vi saluta. Raga, non c'è più tempo. Devo andare a fare cosa? Grazie alla compagnia. Alla prossima. Ciao. Buon viaggio. Ciao.